archiviata con soddisfazione la vittoria in gara 1, l'Autosped Castelnuovo di Ortona Basket si prepara al secondo atto della sfida promozione che la vedrà impegnata stasera sul parquet del Palagalli, con l'obiettivo per nulla semplice di cercare di chiudere la serie già in Toscana, evitando così l'eventuale bella prevista nel caso per domenica 2 giugno. Si preannuncia però un compito difficilissimo per le giraffe, perché il padrone di casa hanno ampiamente dimostrato sabato di essere squadre di altissimo rango e di aver meritato la qualificazione alla finalissima. Tra l'altro, proprio sul campo delle Aretine, l'Autosped ha subito l'unica sconfitta esterna della stagione, a testimoniare l'estrema pericolosità della squadra di Garcia, in particolare tra le mura amiche. Però le ragazze tortonesi anche a distanza saranno sostenute dal loro pubblico, che le ha applaudite e accompagnate al momento della partenza verso San Giovanni Valdarno. Chi non ha potuto seguirle potrà vedere il match su un maxi schermo allestito presso l'oratorio San Luigi Orione di Castelnuovo Scrivia in via Massimo D'Azeglio. Parliamo di bocce, c'erano anche tanti appassionati della nostra provincia che ieri nel fine settimana che ha laureato la BRB Campioni d'Italia a squadre ed erano lì anche per fare il tifo per il beniamino di casa nostra Alberto Cavagnaro. Il forte giocatore valborberino riesce sempre a rimanere nell'Olimpo delle bocce che contano e tra i tanti big esce sempre a testa alta, come a Chieri con la conquista dell'ottavo scudetto. Penultimo atto con le gare di qualificazione per il campionato italiano individuale della categoria B. L'ultima selezione si disputerà sui campi della Castiglionese. Si è giocato a Torino con l'organizzazione della società Campidoglio. 99 individualisti diretti da Danilo Comba hanno ottenuto l'accesso alla fase finale nazionale: Flavio Arraudo del Veloce Club, Matteo Ronco del Pozzo Strada, Luigi Francesco Girola della Ostana e Luca Gaglione della Familiare. Nella categoria C, dopo la coppia di Stazzano composta da Daniele Spada e Fulvio Rampini, qualificati nella prima selezione, è toccato ora ad Alfredo Traverso, Fausto Cassano, conquistare il pass per i campionati italiani a coppie della categoria C. Sui campi della Nicese, la coppia dell'Acquatesa ha messo tutti in fila per la conquista del posto ancora disponibile, facendo saltare il fattore campo nella finale, sconfiggendo i beniamini di casa Alfredo De Nicolai e Giuseppe Accossato col punteggio di 13-7.